Il Consiglio Comunale di martedì 27 dicembre si è aperto con le comunicazioni del sindaco Gabriele Francisca, che ha illustrato alcune delle azioni intraprese dall'amministrazione nel 2016 ed altre che sono in cantiere nell'anno nuovo. Aperti i bandi per l'assunzione di un responsabile della contabilità e per integrare nell'organico un cantoniere da affiancare all'unico che il comune ha attualmente a disposizione. Completato l'impianto di videosorveglianza con due nuove telecamere posizionate in via Marconi e via Perradotto. Appaltate anche le opere per il rifacimento delle linee di illuminazione con tecnologia LED in via Massola e previsti nuovi 20 punti luce in varie zone del paese. Ultimati i lavori di asfaltatura delle strade con l'unico neo di 10 metri di asfalto posati non regolarmente in via Gallenca, che verranno rifatti in primavera. Infine si installeranno nuovi cartelli per la segnaletica stradale, posizionati in particolar modo nelle aree periferiche, con le indicazioni dei numeri civici. Queste alcune delle opere illustrate dal primo cittadino. All'ordine del giorno anche una variazione parziale del piano regolatore, adottata per rispondere a particolari situazioni urbanistiche, di cui una in particolare riguarda l'attività nuova agraria, i cui locali sorgono sul territorio confinante fra Valperga e San Ponso. Per la prima volta si è introdotto il principio per cui sulla necessità della nuova agraria il costo quantificato dal progettista, diciamo, al netto dell'intervento sulla nuova agraria è rifondato dalla nuova agraria stessa. Trovo poi assolutamente deleterio, scandaloso, il fatto che un privato paghi questo intervento. Siamo ai limiti del ho bisogno, pago io. È un intervento che viene fatto per tutta la collettività. Se Arimondo e Brunasso votano contro la variazione al piano regolatore, si esprime invece favorevolmente Walter Sandretto, il cui atteggiamento sarà tuttavia meno accondiscendente quando si andranno a discutere le interpellanze presentate dal suo gruppo. Infatti, alla richiesta di delucidazioni in merito ad alcune esternazioni del sindaco sull'opportunità per Sandretto di fare un passo indietro rispetto alla possibilità di ricandidarsi come presidente della Proloco, in quanto già presidente della Prosarrocco e consigliere comunale, richiesta formalizzata con lettera inviata alla Proloco il 24 novembre, il consigliere di Valperghe Movimento ha ribattuto con veemenza. Tu non puoi mandare al direttivo della Proloco dicendo adesso in fase di votazioni, e tanto io non mi sarei neanche candidato, di dire cosa devo fare io o di cosa devono fare gli altri. Tu devi fare il sindaco devi fare qua, non te devi fregare un cavolo di cosa fanno gli altri, sta facendo il bene per il paese e queste cose lo sai che mi fanno incazzare. Mi devi sollevare, se sono incompatibili e sono illegittimo, mi sollevi da questo incarico, ma non mi devi dire cosa devo fare io saprò cosa devo fare a termine di legge. I toni restano alti anche quando Sandretto ribatte ad altre affermazioni espresse da Francisca, relativamente alla paventata ipotesi di investire parte dei fondi raccolti nei precedenti mercatini di Natale per nuove luminarie natalizie. Un mercatino di beneficenza, abbiamo dato tutto in beneficenza, quei soldi non sono né miei e tanto meno tuoi, caro Gabriele. Parlavamo tempo e ore, i soldi si trovavano, altro che illuminare solo il campanile, illuminavamo tutta Valperga, non c'era questo problema, pagavo la giro, non avevo nessun problema. Il comunale non ha mai minimamente manifestato alcuna intenzione di voler interferire in nessun modo in decisioni che spettano soltanto alle associazioni. All'ultimo punto, l'interpellanza presentata da Davide Brunasso sulla partecipazione di Valperga alla manifestazione contro la pena di morte Cities for Life del 30 novembre, in cui si richiedeva l'ammontare delle spese investite per la promozione dell'iniziativa. Il consigliere di Primavera Valperga ha poi sostanzialmente bollato l'evento sostenuto dall'amministrazione come autoreferenziale, rimarcando l'opportunità di sensibilizzare la cittadinanza su temi più confacenti alla realtà territoriale. L'opera della ceramista Maria Teresa Rosa, installata gratuitamente, ha comportato delle spese collaterali quantificabili in pubblicità e illuminazione per lo specifico evento. Pubblicità per lo specifico evento per circa euro 1000 ed altri miglioramenti dell'illuminazione interna per circa 1400 euro, necessari per la fruizione permanente del monumento. E per... Questa amministrazione attenta a tutti i temi sociali.